Ciao a tutti e benvenuti qui su questa nuova puntata della mia carriera su F1 2019. Siamo nella stagione 5, pronti per affrontare il Gran Premio del Canada. Diamo come di consueto un'occhiata rapida agli sviluppi portati dalle varie scuderie. Fortunatamente sono arrivati tutti gli sviluppi che dovevano arrivare, quindi sia di motore che di telaio. La nostra Renault ha fatto un buon passo avanti e si è portata quasi alla pari di Haas e Red Bull. E anche complice anche il fatto che le altre squadre sono rimaste tutte praticamente ferme. L'unica squadra a migliorare, a parte noi, è stata la McLaren, quindi abbiamo fatto un buon passo in avanti. Eccoci qua in qualifica, diamo come di consueto un'occhiata alle gomme portate dalla Pirelli. Le gomme morbide fanno 30 giri, le gomme medie ne fanno 45, sono di poco più di 4 decimi più lente. Le gomme hard invece fanno 57 giri e sono un secondo e tre più lente rispetto alle morbide. Dopo un giro abortito per via di un errore già nelle prime curve, andiamo a provare a migliorare la nostra prestazione. Il mio best lap attualmente non penso che mi garantirebbe il passaggio della Q1 perché sono addirittura dietro a Romain Grosjean e spero di migliorarmi in maniera significativa senza dover utilizzare un secondo set di gomme morbide qui nel Q1. Sto comunque ripetendo quasi al millesimo il tempo che avevo fatto prima. Qui arrivo molto lungo, vado anche a tagliare, arrivando lungo. Sì, ho un assetto abbastanza scarico dal punto di vista aerodinamico perché voglio essere molto competitivo nei rettilinei, ma questo si ripercuote un po' chiaramente anche sull'efficienza in curva. La macchina non è proprio fantastica da guidare in curva. Qui penso che si può limare qualcosina. Stavolta qui invece warning me l'ha dato, qui che non mi sembrava di aver tagliato niente. Comunque sia, ci siamo in nona posizione per adesso. Alla fine ho preferito rischiare e non scendere in pista con un altro set di gomme soft, qui nel Q1 mi è andata bene, ma per soli 3 millesimi. Incredibilmente, per soli 3 millesimi sono passato in Q2 gli eliminati Daniil Kvyat e poi le due Racing Point e le due Williams, che sono praticamente sempre eliminati fissi ogni volta in Q1. Vediamo un po' che tempo andiamo a far segnare. Siamo in Quindicesimi, zona addirittura eliminazione. ultimi. Dobbiamo rientrare nelle prime 10 posizioni e non potremo lottare per la Ho prima fatto un finale. giro abbastanza buono, non mi è sembrato di aver commesso particolari errori, anche se qui adesso, a dire la verità, sto migliorando di 2 decimi e mezzo dopo due curve. Di mezzo secondo sto migliorando. Wow, non mi sembrava affatto di essere andato così male nel giro precedente, mi sembrava di essere stato piuttosto pulito. Ah, beh, buono a sapersi, buono a sapersi. Solo che adesso vado un po' largo, ci sto dentro comunque. Alla fine sì, mi stiamo migliorando di quasi mezzo secondo. Un giro quello scorso che mi sembrava pulito, senza particolari Combustibile sta abbastanza sbavature. carburante E per invece adesso lo questo sto migliorando di Q2. oltre mezzo secondo. E allora, forse qualche speranza di finire in Q3 ce l'abbiamo. Tutto dipenderà da quest'ultima curva, dove vado a migliorare ancora di più. Mi sto abbassando di oltre 7 decimi, sono addirittura sesto con record nel settore 3, fantastico. Molto bene, con un tempo di 1 minuto 6.776 sono riuscito a passare in Q3, ottenendo il settimo tempo qua in Q2. Sono esattamente a un decimo dalla prestazione che avevo ottenuto l'anno scorso, qui chiaramente in Canada, nel Q3, quando l'anno scorso avevo una macchina più prestazionale, quindi pur con una macchina meno prestazionale sono quasi a livello di tempi su giro della passata stagione. Gli eliminati il mio compagno di squadra Sebastian Vettel, anche se comunque si è beccato solamente 62 millesimi nei miei confronti, quindi una sessione veramente molto molto serrata. 62 millesimi hanno fatto la differenza fra passare il turno ampiamente, perché sono settimo, e essere eliminati. Un po' più staccati ho poi invece il dodicesimo Kevin Magnussen, poi Hülkenberg, Sainz. E Ricciardo con Sainz, che è un eliminato illustre, era andato a podio a Monaco e si era rilanciato anche in chiave lotta per il titolo. E adesso un'altra battuta di arresto per il pilota spagnolo. Secondo e ultimo run qui nel Q3 con gomme morbide nuove, perché mi sono riuscito a arrivare in Q3 con ben due set nuovi di gomme morbide, qua un po' di sovrasterzo purtroppo. Il giro che ho fatto nel primo run è stato praticamente identico
a quello ottenuto nel Q2, quindi un buon tempo che non è proprio facilissimo da migliorare. Comunque lo sto praticamente eguagliando adesso. Posso fare meglio soprattutto all'ultima chicane, dove avevo ritardato un po' troppo l'inserimento in quello che attualmente è il mio best lap. Addirittura quasi 2 decimi di vantaggio su me stesso. Adesso sarà importantissima l'ultima chicane. Prenderla bene. Stavolta sì. Molto bene, molto molto bene. Vado a guadagnare un altro 1,5 decimi. Faccio addirittura il record nel settore 3. E sono secondo. Addirittura secondo, incredibile. Alla fine comunque una fantastica sessione di qualifica che va oltre ogni più rosea aspettativa. Addirittura 4º posto a 3 decimi dalla pole position. Peccato perché nel mio ultimissimo giro avevo preso ancora meglio l'ultima chicane, mi ero migliorato solo nell'ultima chicane di 1,5 decimi. Se l'avessi presa in quel modo lì nel mio best lap avrei potuto ottenere il 2º posto sulla griglia di partenza, ma a me va benissimo anche il 4º con le due Alfa, quindi, che sono in prima fila con Lucas Webber davanti a Lewis Hamilton, poi Bottas, poi io in 4ª posizione, Leclerc 5º, poi Norris solamente 7º e 8º alle due Red Bull e 9º e 10º posto per le due Haas con Butler davanti a Sergio Perez. Vediamo ora la griglia di partenza. Griglia che dovremmo già conoscere visto che siamo arrivati in Q3, vediamo se ci sono delle particolari sorprese. Non finirò mai di dirlo, che bello quando arriviamo in Q3 la griglia di partenza rispecchia bene il valore in campo delle varie scuderie, perché quando non arrivo in Q3 mi trovo delle robe come le Ferrari in prima fila, mi trovo delle robe che non stanno né in cielo né in terra. Ok, nessuna sorpresa, nessuna penalità, come giusto che sia, siamo ancora in Canada. Il punto della situazione per quanto riguarda la strategia di gara è prevista pioggia nel finale, comunque me ne preoccuperò dell'eventuale pioggia a tempo debito. Pioggia a parte, la mia strategia consisterebbe chiaramente nel partire con le gomme soft, perché sono obbligato a partire con le soft, essendo arrivato in Q3, e poi fare 2 run con le gomme medie, che sono solo di poco più lente rispetto alle soft, ma che garantiscono una durata molto maggiore. Quindi la gomma ideale per la gara dovrebbe essere appunto la gialla, dovrebbero essere le gomme medie. Bello notare come il tempo totale di gara sia di 82 minuti e 12 secondi, solamente 9 secondi in più rispetto a com'era la previsione a parità assoluta di strategia nella passata stagione. Quindi vuol dire che il gap cronometrico fra la macchina dell'anno scorso e la macchina di quest'anno si sta riducendo sempre di più. Ricordiamo, a inizio stagione, a parità di strategia, il tempo previsto di gara quest'anno era superiore anche di 30 secondi rispetto a quello della stagione scorsa. Stavolta invece è di praticamente meno di circa 10 secondi, quindi vuol dire che la nostra macchina sta migliorando e le differenze rispetto all'anno scorso si stanno assottigliando sempre di più. Rimane ampia la differenza per quanto riguarda i consumi, con mi sembra 7 kg, quasi 8 kg in più di benzina che servono quest'anno, però insomma stiamo lavorando sicuramente nella direzione giusta. Tutto pronto per questo Gran Premio del Canada, con i semafori che si accendono, si spengono in questo momento. Partiti, un ottimo stacco frizione. Anche forse la 5ª stagione ho quasi imparato a partire, forse. C'è Charles Leclerc che mi attacca all'esterno, mi supera, sono 5º, ma poco male. L'importante è non danneggiare la macchina e non perdere troppe posizioni, cosa che mi è riuscita. Quindi davanti a me ci sono le due Alfa e le due Toro Rosso, quindi le due macchine, le due squadre con la macchina più veloce. Sarà interessantissimo vedere se riesco a tenere il passo. In teoria non dovrei riuscirci perché è una macchina inferiore, ma vedremo in pratica invece cosa succederà. C'è lotta lì davanti fra le due Red Bull con Charles Leclerc che va all'attacco di Bottas. Potrebbero perdere tempo i due, infatti perdono tantissimo tempo. Così è col risultato che ho praticamente annullato il mio svantaggio nei loro confronti e avrò quindi il DRS in questo giro. Le due Alfa invece stanno scappando, spero che si mettano a combattere fra di loro anche le Alfa. Tanto lì dietro Lando Norris ha sopravanzato Max Verstappen, si è portato in 6ª posizione. Attenzione, ha toccato il muro.
Ho toccato il muro, speriamo. Fortuna. Nessun danno, per fortuna. Non devo fare cavolate, non devo fare cavolate. Perché qua può arrivare veramente un ottimo risultato. Stato ancora in lotta Leclerc e Bottas, due piloti Toro Rosso. Si danno fastidio a vicenda, sono molto vicino qui, ma forse è un po' troppo rischioso cercare un affondo in questo punto. Adesso lo vado a rompere l'ala. Adesso la sono andata a rompere sul serio. Due volte in due giri che vado contro il muro. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 10,1. Peccato, peccato. Comunque sia, mi va in aiuto il fatto che il primo pit è in programma abbastanza presto, quindi probabilmente mi basta anticipare un po' la sosta, farla magari al decimo giro anziché al quindicesimo, per limitare di parecchio quello che perdo. No, qui dai, andiamo ad anticipare la sosta, anticipiamo la sosta. Non ha senso restare in pista così a lungo, per altri giri, insomma, con la macchina in queste condizioni. Pit stop quindi molto anticipato, causa alettone danneggiato. Andiamo quindi a perdere 4-5 secondi aggiuntivi, anche di più, per cambiare l'ala. Ma questi secondi, parte di questi secondi persi per sostituire l'ala, li dovrei forse guadagnare con l'undercut pesante che faccio nei confronti dei miei avversari, anche se siamo appena all'ottavo giro, quindi le gomme soft degli avversari non saranno neanche così tanto consumate. Però perdevo tanto, non aveva un gran senso restare in pista in situazioni del genere. E poi ho fatto anche questo undercut, perché tanto comunque, se nel finale deve arrivare la pioggia, non farò gli stint completi al 100% con le gomme medie, perché prima o poi dovrei andare in box a montare le intermedie. Quindi ho accorciato lo stint con le soft, ma ciò non vuol dire che allungherò lo spasimo quello con le medie, perché dovrebbe arrivare la pioggia. Giovinazzi subito traiettoria difensiva per lui, ma non ce n'è. Guardate che differenza che c'è fra il motore della mia Renault e quello della sua Williams. Con la Williams che ha il peggior motore in assoluto, e si vede. Prossimo adesso è Daniel Kvyat, vediamo se riesco a farlo fuori già in accelerazione. È netta, netta la superiorità di grip che ho. Segno che si stanno consumando anche le soft dei miei avversari. Ho fatto anche il best lap assoluto, il giro record. Sono più veloce in pista. In questo giro invece ho perso un po' troppo tempo, perché bloccato dietro a Romain Grosjean che mi fa da tappo. Ma adesso anche per lui dovrebbe essere facile il sorpasso anche nei suoi confronti. Infatti lo è, decisamente. Qui vanno pianissimo perché sono in un trenino, Ricciardo, Hülkenberg e Lance Stroll. Mi vado anche ad affiancare a Daniel Ricciardo, tiro la staccata all'interno, sopravanzo anche la Mercedes. Un altro giro in cui ho perso un po' di tempo perché rallentato dai piloti davanti. Comunque, una volta superati Hülkenberg e Stroll, avrò pista libera per un bel po'. Vado a superare Hülkenberg e potrei forse quasi attaccare Stroll, ma è rischioso. Stroll che si pianta completamente lungo la chicane, guardate qui, 2 secondi addirittura, ho girato 2 secondi peggio rispetto al normale con questi piloti qua che mi hanno fatto da tappo. Adesso però per un bel po' avrò pista libera, potrò spingere. C'è una Toro Rosso, quella di Valtteri Bottas, che è nata ai box e ritorna in pista, 7 secondi 8 di vantaggio nei miei confronti. Quindi sì, diciamo che 5 secondi buoni li ha guadagnati. Sì, diciamo che 2 secondi almeno li ho persi io facendo due giri ancora con l'ala rotta, altri 5 li ho persi ai box per cambiare anche l'ala. E per il resto questo significa che da quando sono tornato in pista ho girato più o meno uguale a Valtteri, che ha montato anche lui gomme medie adesso. Quindi anche per Valtteri Bottas gomme medie, che sono chiaramente però più nuove delle mie, di 7 giri, 8 giri, anzi 10 giri. Adesso qui è importante Verstappen e Norris, entrambi ai box ed entrambi mi rientrano dietro, perfetto, quindi non ho perso nessuna posizione all'atto pratico per quell'errore che ho commesso, anche se comunque Norris mi rientra dietro veramente di poco, di pochissimo.
quindi non ho perso posizione, ma ho perso tutto il vantaggio che avevo su Lando Norris. Ecco Lando che mi attacca con il DRS, mi sopravanza. Lo lascio passare perché tanto adesso ce l'avrò io il DRS nei due rettilinei successivi. Ora ce l'ho io il DRS su Lando Norris. Vediamo se riesco a sopravanzarlo, nonostante in teoria il suo motore sia più efficace del mio e le mie gomme anche più vecchie delle sue di 10 giri. Però il DRS è pur sempre il DRS. Riesco a sopravanzare Lando Norris e riportarmi nuovamente in quinta posizione, anche se ormai i primi quattro sono scappati completamente via. Attenzione, contatto, mi tocca da dietro proprio Lando Norris. Occhio che potrebbe aver danneggiato la macchina. Abbiamo qua il replay, Lando Norris mi tocca e sì, ha perso un pezzo di ala. Grave errore questo di Lando Norris. Non è però fatto facile perché va a scavalcarmi subito il buon Carlos Sainz con ausilio anche chiaramente del DRS. È chiaro, gomme più performanti, macchina più performante, motore più performante, scia, DRS. È ovvio che mi va a passare, però adesso potrei avere la chance di restituirgli il favore, visto che adesso ho due DRS consecutivi. Molto lento qui Sainz, già si protegge, addirittura già dall'ingresso della chicane mi affianco e non dovrei avere problemi a superarlo. Vediamo che adesso la staccata all'interno arriva un po' lungo, Sainz è bravo, se ne accorge. Mi riprendo quindi la quinta posizione. Ora si ripeterà la stessa scena di prima, con Sainz che mi supera, io che alzo anche il piede per lasciarlo passare e poi dovrei riuscire a risuperarlo col DRS. Però attenzione che stavolta c'è anche Verstappen, attenzione che stavolta c'è anche Max Verstappen che è molto vicino. Attenzione che quasi perdo la macchina e sfuma così l'opportunità di risuperare Sainz. Non so come mai ho fatto addirittura il terzo settore record, nonostante quel quasi testa coda che ho fatto in uscita dall'ultima curva. Verstappen, l'attacco all'interno, così a ciel sereno, all'ingresso del tornante, mi fulmina così. E non ho neanche il DRS, perché non ce l'avevo su Sainz. Nel detection point era Sainz, il pilota davanti a me, non Verstappen, su Sainz non ce l'avevo. Quindi sorpasso molto intelligente da parte di Max Verstappen. E ora lui ha anche il DRS, io no, sarà quasi impossibile andare a risuperarlo. Gli sto dietro adesso e cercherò di avere il DRS nel prossimo giro. Stavolta sì che ce l'ho il DRS su Max Verstappen, dovrebbe essere un sorpasso abbastanza facile. Stacco forte qui all'interno e mi prendo subito la posizione sul pilota olandese. Ancora Verstappen, stavolta addirittura all'esterno, e mi scavalca così. Ma in quell'accelerazione prima di questo tornante i piloti della IA vanno sempre veramente fortissimo, ma sempre, tutti, ogni anno, ogni stagione. Tanto qui sto facendo fatica a tenere il ritmo di Max Verstappen. Le mie gomme chiaramente sono le mie gomme medie sono le più usurate di tutte, perché sono stato il primo in assoluto a fermarmi ai box e la sto pagando adesso. Infatti il cielo si sta rannuvolando, ma ho chiesto un giro fa all'ingegnere previsioni del tempo e mi ha detto che ancora non è prevista pioggia, anche se si vedono i nuvoloni. Mi ha già raggiunto Carlos Sainz con il suo terzo set di gomme morbide, mi supera e c'è ben poco che posso fare per difendermi dal pilota spagnolo. Quindi netta superiorità di gomme. 40° giro, andiamo ai box per il secondo pit stop, secondo e ultimo pit stop previsto. A meno che non arrivi poi la pioggia. Andiamo a montare gomme medie nuove con le quali arriveremo o fino al traguardo o fino all'arrivo della pioggia. Rientro in pista, sono 11° dietro a Gasly che ha gomme morbide, quindi lui sicuramente al traguardo con queste gomme non ci arriva e avrà un'altra sosta in programma. Andiamo subito qui all'attacco di Pierre Gasly che ha gomme morbide vecchie di non so quanti giri. Sorpasso facile sul pilota della Red Bull. Attenzione Norris che va ai box. Mannaggia, lui mi fa sfasare tutti i riferimenti della frenata. È fortuna che non mi sono preso taglio, ho dovuto rallentare tantissimo per non prendere taglio, altrimenti
andavo in penalità che già ne avevo fatti due. La vettura davanti a te è rientrata per un cambio gomme, ha montato. Sì, avevo anche rallentato, mi ero preso spazio perché volevo prenderla bene l'ultima curva, l'ultima chicana per uscire bene, attaccarlo nel rettilineo principale. Solo che poi lui è arrivato lunghissimo per andare ai box e mi ha completamente sfasato i riferimenti. Intanto anche Max Verstappen è andato ai box, mi è rientrato in pista davanti. C'è comunque ancora Vettel che è sesto, si deve ancora fermare per l'ultima sosta. E poi vedremo la pioggia, se ha in mente di arrivare oppure no. Aspettati di vedere pioggia tra 10 e 15. Ah, ecco, adesso c'è la pioggia. Tra 10-15 minuti. Adesso mi dice che arriva la pioggia. È fortuna che gliel'ho chiesto io, sono io che glielo vado a chiedere ogni due giri. Altrimenti lui chissà quando è che mi avrebbe risposto. Eccolo qui, Pierre Gasly era appena andato ai box per la sua ultima sosta e si deve ritirare per guasto tecnico. Sarebbe fantastico se mettessero la safety car, ma mi sa che invece non mettono neanche la virtual. Chiaramente Gasly si è fermato in un punto molto sicuro. Pit stop per Sebastian Vettel, la sua ultima fermata in programma. Quindi adesso sono tornato in settima posizione, che è anche la mia posizione reale. Speravo in qualcosa di meglio, se devo essere sincero. Attenzione. Ci sono bandiere gialle lì davanti, però attenzione, c'è una Ferrari, mi sa che si sta fermando. Una Ferrari che potrebbe avere un problema e si sta per ritirare. Quella di Nico Hülkenberg, che vediamo se fa scattare qualcosa. Virtual, purtroppo ho solo la virtual. Peccato. Previsioni del tempo. 5 minuti alla pioggia, ripeto, 5 minuti alla pioggia. Ah, 5 minuti alla pioggia. Sembrano le più veloci per ora. 5 minuti alla pioggia, allora forse potrebbe arrivare prima della bandiera a scacchi. Perché fra 5 minuti la gara ancora non è mica finita, eh. E allora attenzione, potrebbe esserci un finale interessante. Dopo un lungo inseguimento mi ha raggiunto anche Devon Butler, che potrebbe provare qui l'attacco. Intanto arrivano le primissime gocce di pioggia, sta iniziando la pioggia. Io qui faccio passare Devon the Demon per avere il DRS. Devon Butler già traiettoria difensiva per lui, ma avrò il DRS anche qui lungo il rettilineo principale. Ed ecco che vado ad attaccare Devon the Demon all'interno. Perfetto, mi riprendo la posizione. È stato importante farlo passare in quel punto, altrimenti DRS, il doppio DRS lo avrebbe avuto lui. Occhio che inizia a essere scivolosa qui la pista, mi passa subito. Devon Butler già all'inizio del rettilineo. Sorpasso comunque, ripeto, che mi dà un vantaggio perché ora avrò il doppio DRS. C'è anche Vettel attaccato dietro. Quindi speriamo di arrivare entrambi a prendere e superare Butler, visto che Butler è l'unico adesso a non avere DRS. Io e Seb invece ce l'abbiamo. Qui devo mollare un po' il gas, altrimenti finivo a muro. Mi sa che Butler tiene la posizione qua, aggiornamento veloce sulle gomme. Almeno dopo questo rettilineo. Ma dovrei riuscire comunque a stargli entro un secondo per tutto il giro e avere DRS anche nella prossima tornata. Stavolta esco meglio rispetto a Devon Butler. Ho l'opportunità di ripassarlo, lui mi chiude completamente da un lato e poi prova a chiudermi anche dall'altro lato, ma completo il controsorpasso su Devon the Demon. E qui Devon Butler ha cambiato traiettoria un po' troppe volte, prima mi ha chiuso completamente da un lato, poi mi ha chiuso completamente dall'altro. Sono riuscito comunque all'esterno a superarlo e ora spero che anche Seb lo passi. Sì, ma qui adesso la pista sta diventando veramente difficilissima. C'è Butler che mi attacca all'esterno, io chiudo la traiettoria, lo passa anche Vettel, bravissimo Vettel a passarlo, ma la pista qui sta peggiorando veramente di curva in curva. Forse potrebbe essere il caso anche di andare ai box già questo giro per cambiare le gomme, perché tanto sicuramente se non in questo giro nel prossimo ci sarà bisogno degli intermedi di questo passo. E allora proviamoci. Andiamo ai box in questo giro per le Inter. La situazione delle gomme è incerta. Secondo noi le gomme DRS disabilitato! Che fortuna! Proprio nel momento esatto in cui sono entrato ai box. Allora ho fatto benissimo. Ho fatto benissimo allora. E ho fatto anche un favore a Vettel, perché adesso il pit stop l'ho già fatto.
e Vettel il prossimo giro che andrà ai box non dovrà né accodarsi dietro di me nel doppio pit stop e né stare un giro in più sulle gomme d'asciutto, quindi ho anche fatto un grosso favore a Sebastian Vettel. Ora rientro undicesimo fuori dai punti, ma è ovvio che gli altri devono andare ai box. È chiaro che gli altri non possono fare 5 giri sulle gomme d'asciutto in queste condizioni. Infatti guardate quanto vanno piano, vado subito a sopravanzare Perez, solo che poi arrivo lungo e attenzione che qui sto perdendo tempo, attenzione che qua sto perdendo tempo in vista anche chiaramente del confronto con Vettel e con Devon Butler. Devo cercare, beh, comunque sì, sono teoricamente molto più veloce anche di Vettel e Butler, perché chiaramente se sto guadagnando su questi piloti che hanno le gomme d'asciutto starò guadagnando anche su loro due, però non devo perdere troppo tempo qui dietro a questi piloti come l'ho perso con il buon Perez. Qui guardate Leclerc anche lentissimo in accelerazione, lentissimo in accelerazione perché ha poca trazione, solo che qui lui andrà ai box, quindi devo lasciargli lo spazio per andare ai box al buon Charles Leclerc. Io devo proseguire per la mia strada, vediamo un po'. Vettel e Butler sono, sì, assolutamente, sono dietro di me. Sono ampiamente dietro di me. Con Vettel che ha messo le soft. Attenzione, Sebastian Vettel ha messo le gomme d'asciutto. Perché? Si è buggato Sebastian Vettel. Qui intanto faccio un errore alla Vettel, tipo quello che ha fatto nel 2019. Butler invece ha messo le gomme giuste. Butler invece ha messo le gomme giuste, le intermedie. Solito bug idiota della IA quando cambiano le condizioni meteo. Io Vettel gli ho fatto anche il favore di entrare in box un giro prima, di prendermi il rischio. Poi se lui è stupido e mette le gomme da asciutto su pista bagnata, purtroppo non è colpa mia. Ma attenzione, c'è Webber che va piano. Webber va pianissimo. Mi aveva doppiato, fra l'altro, evidentemente. Lucas Webber, o non sei ancora fermato ai box, Lucas Webber, perché magari si è fermato Hamilton, o si è fermato e ha messo le gomme medie. Sì, Lucas Webber, attenzione, perché ha le gomme da asciutto su pista bagnata. Lo supero, mi sdoppio, senza nessun problema. Rischia però di perdere la gara qui Lucas Webber, perché sta facendo almeno due giri di troppo su queste gomme da asciutto, le gomme assolutamente inadatte. Intanto qua riesco a gestire Butler abbastanza facilmente, la pioggia ha tolto il DRS, ha diminuito i consumi di carburante, quindi non ho più dovuto usare la miscela magra e il pit mi ha consentito di andare chiaramente ai box e di ricaricare la batteria, perché non ho fatto il rettilineo in pieno essendo che ero nei box, quindi ho anche potuto usare la mappatura ERS su hot lap per difendermi dal mio arci rivale. Prendiamo con tutta calma quest'ultima chicane, tanto Butler, se non faccio errore, ormai non può attaccarmi. Ed ecco qui che arriva un settimo posto, non certo un risultato per il quale avrei messo la firma, però il passo della macchina era questo. I sei piloti davanti andavano tutti molto più forti di me, e anche qualcuno di quelli dietro. No, una cosa che non capisco di questa gara è che Lucas Webber, stando qui al riepilogo delle soste box, non avrebbe neanche mai montato le gomme intermedie. Lucas Webber avrebbe tagliato il traguardo con le gomme slick, con le gomme d'asciutto, senza mai montare le intermedie. È clamoroso questo. Vabbè, mancavano pochi giri, però penso che abbia perso. No, ha fatto tutti i 70 giri con gomme d'asciutto. Non ha fatto una sosta in più, montando altre gomme d'asciutto, buggandosi. Questo non lo ha fatto, perché ha fatto tre soste, si è fermato al giro 40, fra il 46esimo e il 47esimo, e le gomme medie che ha messo al 47esimo le ha tenute poi fino alla fine della gara. No, ha fatto una strategia normale, semplicemente di una sosta in più, ecco, ha fatto tre soste anziché due, perché ha montato un altro set in più di gomme morbide, quindi la sua strategia di base era su tre soste e quella degli altri piloti era su due soste. Poi gli altri piloti hanno fatto un pit per mettere le intermedie, lui non lo ha fatto, solo che poi chiaramente ha perso, perché è chiaro che se ti ostini ad andare con le gomme da asciutto sul bagnato perdi parecchio. E comunque questo mi ha dato anche un bel vantaggio, perché insomma vedere Lucas Webber vincere e fare il doppio dei punti, perché ne avrebbe fatti 25 anziché 12, mi avrebbe
completamente stromesso ancora di più, come se già non fossi stromesso dalla lotta per il titolo. Invece così, Lucas Webber, leader del campionato, è arrivato solo quarto, Verstappen secondo in campionato è arrivato solo quinto, nelle prime tre posizioni sono arrivati tre piloti che non sono poi, cioè sono in lotta per il titolo ma erano abbastanza indietro in classifica, quindi dal punto di vista della classifica di campionato questa pioggia mi ha aiutato sia a contenere Devon Butler, che solo asciutto con DRS e tutto quanto aveva ottime possibilità di superarmi, ma ha anche tolto punti a Lucas Webber, quindi ottimo, la pioggia mi ha aiutato sicuramente. Carlos Sainz è un altro che è caduto nell'errore nel bug, che ha di montare un altro set di gomme da asciutto, perché ha fatto 5 soste, addirittura 2 soste in più del normale, ma ha fatto comunque una bella gara perché partiva 14esimo, è arrivato 6esimo, quindi nonostante il bug è comunque arrivato 6esimo, se no arrivava 5esimo davanti a Verstappen. Quindi il podio è formato da Lewis Hamilton, che vince con 3 secondi di vantaggio su Charles Leclerc e 14 secondi di vantaggio su Valtteri Bottas, che ottiene anche il giro record, quarta posizione per Lucas Webber, che si è ostinato a finire con le gomme da asciutto, continuare con le gomme da asciutto sul bagnato, manco fosse Schumacher in Belgio nel 95, solo che Schumacher in Belgio nel 95 con le slick sull'asciutto andava quasi quanto gli altri con le gomme da bagnato. Verstappen chiude la top 5 con la Red Bull sottotono, in questo momento del campionato la Red Bull mi sa che è addirittura la quinta forza in campionato, dietro anche la Haas, e sta comunque limitando i danni. Sesta posizione come detto per Sainz, io finisco settimo con Lucas Webber ottavo, quindi sono riuscito a tenerlo a bada. Chiudono la zona punti Norris e Vettel, con Vettel che aveva l'opportunità di finire ottavo, ha fatto quell'errore di mettere le gomme sbagliate, ma fortunatamente per lui l'errore l'hanno fatto anche altri, perché Perez, Stroll, Kvyat, insomma tutti questi piloti che hanno 5 soste sicuramente anche loro sono incappati nel bug delle gomme da asciutto, e quindi anche loro hanno commesso lo stesso identico errore e sono finiti fuori dalla zona punti. Quindi Perez, Stroll, Grosjean, Kvyat, Ricciardo, Magnussen, George Russell e Antonio Giovinazzi ritirati, Hülkenberg e Gasly entrambi per guasto tecnico. Importante fra l'altro il ritiro di Gasly, perché era davanti a me in campionato, quindi ho guadagnato punti su di lui. Ma vediamolo il campionato, vediamolo un po', perché Lucas Webber resta in testa al campionato con 100 punti e io sono a 50. Sì, praticamente una gara fa ero a 44 punti contro gli 88 del leader, adesso sono a 50 contro i 100 del leader, quindi continuo ad avere esattamente la metà dei punti del leader in campionato. Dietro a Webber c'è Verstappen, che sta facendo un ottimo campionato considerando che ha una macchina non competitiva, la quinta macchina migliore, la Red Bull, ma Verstappen è comunque a meno 6 dalla vetta del campionato. Lì Hamilton con questa vittoria sale, ma resta ancora a meno 16, il suo campionato è stato condizionato dai due ritiri proprio all'inizio per guasto tecnico nelle prime due gare. Si tira un po' su Bottas a 83, Sainz sale a quota 71 ma perde comunque punti rispetto al leader del campionato, sale un po' anche Leclerc a 66. Io direi che fino a Norris direi che ci stanno abbastanza, fino a Norris barra Gasly, diciamo che fino a me, ecco dai, diciamo così, fino a me, alla mia nona posizione in campionato siamo tutti più o meno in lotta per il campionato, perché ci sono piloti che sono indietro ma hanno macchine competitive, piloti che sono un po' più avanti ma sprecano tanti punti per strada, ad esempio Webber sta sprecando tanti punti in queste ultime gare, Hamilton ha sprecato tanti punti all'inizio, quindi direi che fino a me siamo ancora in lotta per il titolo. E poi chiaramente da Perez in giù, Perez ha praticamente la metà dei miei punti, chiaro che loro non sono in lotta. C'è Sebastian Vettel, come detto, che mette a segno il suo primo punto in questa stagione, quindi a secco rimangono solamente le due Racing Point, le due Williams e la Mercedes di Kevin Magnussen. Per quanto riguarda la classifica costruttori, tutto invariato nella prima posizione, con anzi l'Alfa Romeo che aumenta il suo vantaggio nei confronti della Red Bull, che è stata raggiunta dalla Toro Rosso, che ha superato la McLaren e si è appaiata alla Red Bull, e noi chiaramente siamo lì nella terra di nessuno, quota 51, anzi fra un po' ci si avvicina anche la Haas. Poi abbiamo Ferrari 11, Mercedes 1 e 0 punti per Williams e Racing Point. Abbiamo 1721 punti risorsa, direi che andiamo a potenziare il motore con i due upgrade meno costosi, questo per il consumo di carburante, dovrebbe arrivare già nella prossima gara, è una probabilità di guasti davvero minimo, e questo per il recupero di energia, anch'esso dovrebbe arrivare in Francia. Infine, per quanto riguarda il telaio, con 599 crediti su 609 che ci restano, possiamo comprare questo upgrade ai freni, anch'esso dovrebbe arrivare nella prossima gara in Francia, anche se ha una probabilità di guasti decisamente maggiore rispetto agli upgrade per il motore. Comunque, a poco torneremo competitivi, a poco ci stiamo arrivando.
Molto bene, siamo arrivati anche alla fine di questo Gran Premio del Canada, che si conclude con un risultato che, insomma, da un certo punto di vista ho commesso quell'errore lì dove sono finito a muro danneggiando l'ala nelle fasi iniziali di gara, mentre ero quinto, però si è visto che non avevo un gran passo, cioè poi sì, con l'errore ho dovuto anticipare la sosta, che mi ha costretto ad allungare di molto il primo dei due stint con le gomme medie, perdendo negli ultimi giri, quando avevo le gomme medie che erano più consumate di quello che avrebbero dovuto essere, però penso che anche senza quel contatto a muro sarei comunque finito settimo, perché alla fine, cioè, Verstappen, Sainz mi hanno passato e mi hanno staccato senza nessun tipo di problema. Quindi, quando hai dei piloti che ti superano e ti staccano anche di 15-20 secondi, mi viene da pensare che lo avrebbero fatto anche senza il mio errore, mi avrebbero raggiunto, superato e non ce n'era, insomma, il passo non era competitivo, anzi anche dietro Butler andava più forte di me, anche Vettel andava più forte di me negli ultimi giri prima che venisse a piovere, quindi se la gara fosse andata avanti altri 20-30 giri, non avrei mica recuperato, le posizioni che avevo perso per l'errore nei primi giri, ma anzi ne avrei perse altre di posizioni. Purtroppo questo è, la macchina è questa, questo ci consente di fare e questo abbiamo fatto. Penso che non era possibile fare molto 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 meglio di quanto non abbia fatto. L'avevo già visto nei primi giri prima di sbattere a muro che il passo di Alfa Romeo Toro Rosso non riuscivo a tenerlo. Se riuscivo a tenere un po' il passo del Toro Rosso era solo perché Bottas e Leclerc, che stavano combattendo fra di loro, si stavano ostacolando, ma appena smettevano di combattere fra di loro mi avrebbero staccato anche loro. Molto bene, la prossima gara sarà il disastro più totale, il circuito del Paul Ricard in Francia, pista, mi sa che è l'unica pista, forse Germania, forse anche insieme alla Germania, adesso non mi ricordo, dove non ho mai ottenuto punti. In tutte le mie stagioni non ho mai ottenuto neanche un solo punto. Sarebbe bello riuscire a sfatare questo tabù, ma lì l'IA è scriptatissima e sicuramente mi qualificherò ultimissimo. E poi da recuperare da ultimo a decimo sarà difficile, comunque ci proverò. Dopo il GP di Francia ci saranno due gare amiche, ovvero Austria e Silverstone, dove lì spero veramente di dare una decisa sferzata alla mia stagione, in attesa comunque dei miglioramenti della macchina che stanno comunque arrivando e a poco stiamo ricucendo il gap. Molto bene, per questo video è tutto, l'appuntamento è per il Gran Premio di Francia.